Domenica scorsa è stata la liturgia cattolica, ha festeggiato la Santissima Trinità, è stata la festa della Santissima Trinità. E vorrei offrire qualche brevissima considerazione in merito a questo mistero, che è un mistero centrale all'interno del cattolicesimo. Ricordiamo che i due grandi misteri della nostra fede sono l'unicità e la Trinità di Dio, e l'incarnazione, la passione, la morte e la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. La prima cosa che va detta è che la Santissima Trinità è un mistero che va oltre la ragione, ma non è contro la ragione. Certo, noi non possiamo dimostrare che Dio è uno e trino nello stesso tempo, ma dobbiamo anche convincerci del fatto che la Trinità di Dio non è qualcosa di irrazionale, non è qualcosa che contrasta la ragione. Sarebbe qualcosa che contrasta la ragione se si affermasse l'esistenza di tre divinità. Allora è evidente che questo andrebbe contro la ragione. Teniamo presente che la buona filosofia, la recta ratio, dimostra che Dio non solo esiste, ma non può che essere unico. Già Aristotele, che è vissuto 3 secoli prima di Cristo, non a caso parlava di primo motore immobile e non di primi motori immobili. Dunque la Santissima Trinità non va a negare l'unicità di Dio, ma nello stesso tempo afferma che questo Dio è unico, ma è misteriosamente distinto in tre persone. La cosa non deve scandalizzare. Perché non deve scandalizzare? Perché noi possiamo indubbiamente conoscere Dio, ma non possiamo comprendere Dio. I due verbi conoscere e comprendere molto spesso li utilizziamo come sinonimi, ma da un punto di vista tanto filosofico quanto teologico non hanno lo stesso significato. Dio può essere conosciuto, ma non può essere compreso, perché comprendere viene dal latino cum prendere, cioè mettere dentro. E la nostra mente, la nostra ragione, la nostra intelligenza è un'intelligenza finita, per cui il finito non può contenere una realtà che è infinita. Dunque, il primo punto da tenere presente per quanto riguarda la Santissima Trinità è che si tratta di un mistero che è oltre ma non contro la ragione, così come tutti i misteri della fede. La Santissima Trinità ovviamente è una sola sostanza, ma che misteriosamente è distinta in tre persone: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E di esempi, si potrebbero, quali esempi si potrebbero utilizzare per cercare di capire meglio questo mistero? Ovviamente tenendo presente che gli esempi svolgono una funzione analogica, cioè fanno capire, ma non riescono ad esaurire ovviamente il mistero. L'esempio classico è quello che secondo la tradizione utilizzò San Patrizio per far capire agli irlandesi cosa fosse la Santissima Trinità. Prese un trifoglio e il trifoglio è formato da un solo stelo, ma allo stesso tempo da questo stelo dipartono appunto 3 foglie. Quindi utilizzando il trifoglio lui fece capire come può coesistere l'unicità con la Trinità. Da qui poi il simbolo del trifoglio come simbolo caratterizzante il popolo e la terra irlandesi. Va detto che all'interno della Santissima Trinità, altro elemento importante, vi è una processione. Le azioni, si dice in teologia, ad intra, cioè all'interno della Santissima Trinità, sono azioni assolutamente necessitate, mentre tutto ciò che Dio svolge ad extra sono ovviamente azioni libere. Non a caso noi parliamo di Padre, di Figlio e di Spirito Santo, non parliamo di Spirito Santo, di Figlio e di Padre, ma parliamo appunto di Padre, di Figlio e di Spirito Santo. Perché questo? Perché il Padre, dalla conoscenza di se stesso, genera il Figlio, che è la sua immagine, e tra il Padre e il Figlio spira l'amore, che è appunto lo Spirito Santo. Ma tutto
tutto questo procedere è un procedere che avviene a livello logico, ma non avviene a livello cronologico, cioè è un procedere che avviene dall'eternità. Perché se noi pensassimo che questa processione avvenisse a livello cronologico, è evidente che cadremmo in un errore gravissimo, perché considereremmo il Figlio come una creatura e lo Spirito Santo come una creatura. Quindi tutto questo avviene dall'eternità, avviene dall'eternità. E qui ci sono tre riflessioni brevissimamente che dobbiamo fare proprio in merito a questa processione interna della Santissima Trinità. Prima di tutto, la Santissima Trinità si configura come una verità, e qui attualizziamo il nostro discorso, come una verità che costituisce una sorta di antidoto contro determinate derive sincretiste. Sappiamo che il sincretismo è un grave errore, cioè quello un po' di prendere da varie tradizioni religiose e fare una sorta di Macedonia. Ebbene, perché la verità della Santissima Trinità è alternativa a qualsiasi sincretismo? Perché la verità della Santissima Trinità ci fa capire che il Dio cristiano, per esempio, non è il Dio ebraico e il Dio islamico. Molto spesso si dice i cristiani, gli ebrei e i musulmani credono nello stesso Dio. Non è così. La Santissima Trinità, l'elemento trinitario, non è un elemento aggiuntivo, ma è un elemento costitutivo. Cioè, immaginiamo Mario Rossi. Mario Rossi indossa una giacca blu. Se cambia la sua giacca e la giacca blu, non so, indossa una giacca verde, rimane comunque Mario Rossi. Quindi noi non dobbiamo immaginare la dimensione trinitaria come una dimensione aggiuntiva, come una sorta di abito per cui la sostanza rimane quella. No, l'elemento trinitario è un elemento sostanziale. Dio o è trino o non è. Da qui si capisce come il Dio del cristianesimo non è lo stesso Dio dell'ebraismo, cioè di una concezione sbagliata dell'Antico Testamento che poi non si apre al Nuovo Testamento, o del Dio islamico. Ma nello stesso tempo la verità della Santissima Trinità è una sorta di antidoto nei confronti del pensiero moderno. Perché? Perché la processione intratrinitaria a cui alludevamo prima è una risposta alla deriva moderna. Che cos'è la modernità? La modernità non è il progresso scientifico-tecnologico in quanto tale, ma la modernità è stato il tentativo ed è il tentativo di anteporre sempre qualcosa alla verità. Per esempio, di anteporre, non so, la libertà alla verità, la storia alla verità, l'economia alla verità e via discorrendo. Ebbene, riflettendo sulla essenza della Santissima Trinità, noi capiamo come la verità giudichi tutto. Che cosa? Ritorniamo a quello che dicevamo precedentemente. Parliamo di Padre, di Figlio e dello Spirito Santo. Quindi dal Padre viene generato il Figlio e dal Figlio viene generato lo Spirito. Dal Padre e dal Figlio viene generato lo Spirito Santo. Quindi si tratta di una generazione in ordine, abbiamo detto, logico e non cronologico. Ora, al Padre noi attribuiamo la creazione, al Figlio il Logos, attribuiamo la rivelazione e la redenzione, allo Spirito Santo la santificazione e l'amore. Quindi il Figlio rappresenta appunto di fatto la verità di Dio. Ebbene, lo Spirito Santo in quanto amore è una conseguenza della verità. E questo lo capiamo bene per quanto riguarda i nostri giorni. Non può esistere amore senza la verità. Oggi l'uomo moderno l'uomo contemporaneo è portato a pensare così, no? Se le cose si fanno per amore, sono sempre giuste, no? L'amore giustificherebbe tutto, ma l'amore non si autogiudica. Un amore privato della verità è un amore che può diventare il massimo della violenza. Il massimo della violenza. Ma la verità della Santissima Trinità è anche una verità che è alternativa a quello che è un po' il senso della politica moderna. Può sembrare strano, ma è così, eh? Può sembrare strano, ma è così. La società cristiana, la societas cristiana di un tempo è la società naturale, dove l'elemento centrale è l'elemento comunitario. È la prima comunità, la cellula fondamentale della società è la famiglia. Ebbene,
Che cosa ci insegna la verità della Santissima Trinità? Ci insegna che Dio è famiglia. Dio è una realtà individuale, Dio è unico, ma allo stesso tempo ha in sé una dimensione comunitaria. Dio è famiglia. Dunque c'è una centralità della dimensione comunitaria, della dimensione familiare. Non a caso i grandi esponenti del pensiero cristiano, del pensiero politico cattolico tradizionale, hanno sempre affermato che la forma di governo, diciamo simbolicamente più corretta e più rispondente al vero, è la forma monarchica. Perché la forma monarchica? Perché la monarchia non è altro simbolicamente, non è altro che la centralità della famiglia all'interno di una società. Ecco, la monarchia rappresenta appunto questa centralità della famiglia, ma questa centralità della famiglia trova una sua ragione teologica appunto nella verità della Santissima Trinità. Cari amici, vi saluto, alla prossima.